Eccoci con Nicola Lanzolla, ancora una grande prestazione da parte tua e da parte di tutta la squadra. Sentivate tantissimo questa partita alla vigilia. Sì, certo, ci tenevamo tanto a fare bene questa gara perché sapevamo di incontrare una grande squadra, così è stato. Però siamo contenti di aver affrontato la partita con un ottimo gruppo e siamo contenti del risultato. Ecco, secondo te, Nicola, c'era ancora un po' di amarezza dopo quel 3-0 di Coppa, due partite chiaramente diverse, però ci tenevate in un certo senso a vendicare quella sconfitta di Coppa Italia? No, a vendicare no, perché alla fine la Coppa è passata. Noi ogni partita scendiamo in campo per vincere, che si chiama Bicello, si chiama Agropoli o altre squadre. Noi siamo contenti di questa grande vittoria e vorrei fare i complimenti anche a Bicello che ha fatto una buona gara, però il Gavin è stato più forte. Ecco Nicola, tu rivesti naturalmente il ruolo di difensore centrale, una difesa che sta facendo parlare tutto il girone, dato che è la migliore appunto della competizione. Hai trovato subito l'amalgama con i tuoi reparti, con i tuoi compagni del reparto. Sì, vabbè, Michele Cacciatore lo conoscevo già, Zammuto è un ottimo giocatore, non lo devo scoprire io, però quando non prendi gol il merito non è della difesa, ma è degli attaccanti, del centrocampista e del tuo gruppo. Ultima considerazione, hai parlato di gruppo, com'è il clima naturalmente all'interno del gruppo e soprattutto quanto ci avete messo a trovare il giusto affiatamento? Ci abbiamo messo poco perché questo gruppo è fatto di gente per bene, è stata scelta, la squadra è stata fatta in base all'uomo e quindi secondo me possiamo fare grandi cose se continuiamo.